Allora, buonasera a tutti. Siamo arrivati al quinto e ultimo incontro di questa ulteriore uggiosa giornata di novembre, no, di maggio, come dicevamo prima. Finalmente riusciamo appunto a vedere il risultato di quello che abbiamo fatto durante la settimana. La scorsa settimana ci siamo incontrati appunto con Luca e con la professoressa Bassi per aggiustare un po' per mettere in ordine i dati emersi dagli scorsi incontri. E il risultato appunto è quello che andremo oggi ad analizzare, ovvero il progetto, diciamo le azioni e i target che sono emersi durante gli incontri e soprattutto più o meno come cronoprogramma, come possiamo organizzare le variazioni nel tempo. Qualcosa magari ci siamo permessi di cambiarlo, soprattutto magari sui target, per renderli un po' più alla portata, più credibili anche su quello che si potrà andare a realizzare. Quello che appunto faremo oggi è confrontarci se i target che sono emersi e che sono stati elaborati sono plausibili e secondo voi riusciremo a mantenere questo impegno, no? Perché la nostra intenzione è proprio creare poi delle azioni concrete e realizzabili, non ci serve, diciamo, farla sparata, no? Gli obiettivi specifici sono sempre quelli, siamo andati a lavorare quindi sull'incremento delle produzioni, sull'incremento dell'utilizzo della castagna e dei suoi trasformati, sull'aumento della diversificazione, i nuovi prodotti e servizi legati alla castagnicoltura. Le azioni le abbiamo viste l'altra volta, inizierei appunto sulle prime e sull'indicatore, quindi quello che ci siamo proposti è di andare a catalogare e inventariare le superfici a castagneto inizialmente nei primi 2 anni, quindi tra quest'anno e l'anno prossimo. Nei primi 2 anni, quindi quest'anno e l'anno prossimo anno, l'obiettivo che ci siamo posti, il target, è di andare a interessare appunto con questa azione 30 ettari delle superfici all'interno dell'ASFO, comunque del comune di Stregna. Spesso abbiamo sovrapposto l'indice dell'ASFO e il comune di Stregna, no? Mentre si parla, diciamo, di esterno, est, quando si parla degli altri comuni delle valli della zona, diciamo. Appunto, come target per il 2026, quindi in realtà è indicativo anche quello del cronoprogramma, 30 ettari all'interno del comune di Stregna, principalmente poi nell'area all'interno dell'ASFO, e di 100 ettari sugli altri comuni del nostro contesto. Secondo me, Francesco, questa qui portiamola subito al 2026, perché secondo me 100 ettari in 2 anni fuori dal. Anche secondo me all'esterno, Ora, questo, difatti. scusate, scusate, questo era il lavoro di catalogazione che abbiamo detto, è Ah, preordinato giusto, tutto il giusto, resto. ragione, catalogazione, non Okay. inclusione. No, sì, però è anche vero che magari, Sì. come è stato detto, come è emerso anche nel nostro incontro di rielaborazione dei dati, mentre magari all'interno dell'ASFO del Comune di Stregna si sa, grazie ai lavori già svolti e ai rapporti che abbiamo comunque ormai consolidati anche con le persone, questo lo riteniamo un obiettivo sicuramente realizzabile. Quello verso l'esterno dipende un po' anche da voi. Diciamo, soprattutto bisognerà andare a creare quella rete che magari a Stregna è già più consolidata, no? Si è unito ancora qualcuno. Sì. Appunto, questo qua è il nostro obiettivo. Franco, sempre ti chiedo perché sei il più. Forse sei molto pratico su queste robe qua. Secondo te ce la faremo? Ma io spero di sì, dico come abbiamo fatto con l'ASFO, mi sa che ci vogliono un pochettino delle cose
visive, che si vede che si sta facendo qualcosa, perché parlavo proprio oggi con Luca, il problema secondo me grosso sarà quello di riuscire a far capire ai proprietari di dare in gestione a qualcuno questi castagneti, perché sennò noi andiamo a fare un intervento di pulizia che però è fine a se stesso, finito di fare i mantenimenti, i proprietari lasceranno perdere come è stato lasciato fino adesso. Quindi bisogna in tutti i costi far sì che la gente veda che i risultati arrivano e che magari vicino a qualcheduno ne trae anche dei benefici, perché altrimenti sarà un lavoro fatto così per la gloria, credo. Ma sono realistici? Ti chiedo io, Franco. Secondo te, ma anche secondo gli altri, perché questo è l'obiettivo del lavoro di oggi, no? Verificare se le tempistiche che noi abbiamo ipotizzato, facendo tutta una serie di ragionamenti e anche i target, quindi questi numeri, sono realistici. Io penso di sì, però bisognerebbe partire con un esempio. Dopo questo è quello che abbiamo visto con l'ASFO. All'inizio nessuno ci credeva, i primi risultati portati hanno fatto scattare la molla. Quindi se diciamo nei prossimi 2 anni noi riusciamo a far vedere qualcosa e far vedere che la cosa può funzionare, nei 2 anni successivi io penso che ci sia l'adesione della gente. Ecco, quindi già qui prendiamo in considerazione l'azione successiva, quindi forse l'azione successiva si può iniziare sin da subito, ma portiamola avanti, no? Anche nel fino, insomma, magari anche negli anni successivi, no? Quella può essere. Certo, due anni adesso è troppo poco. Okay. 2 anni secondo me è troppo poco. I 2 anni ci permetteranno di far vedere che riesce a fare. No, Francesco, non tanto quello. L'azione successiva, quello della sensibilizzazione, perché credo che anche in base a quello che diceva Franco, se ho capito correttamente, sarà importante fare questo lavoro di catalogazione, quindi di iniziare in modo da avere qualcosa di concreto in mano, soprattutto per chi non è dell'ASFO, quindi che abbia qualcosa di concreto da vedere, quindi portare avanti. Scusatemi, secondo me nell'ASFO, aderente alle iniziative di superfici vocate, in 2 anni, 20 ettari li facciamo. Mm-hmm. Però ci sono anche gli altri, quindi è realistico. Ci sono anche gli altri. Io credo che però, visto tutti i progetti che sono stati fatti negli ultimi anni sul tema della castanicoltura, quindi anche già chi era interessato precedentemente, il lavoro dell'ASFO precedente che comunque ha portato a conoscere anche di più il contesto, la partecipazione delle aziende, la partecipazione degli altri sindaci che continuo a ringraziare appunto per la presenza, la partecipazione dei funzionari regionali, secondo me intanto accresce la credibilità del progetto, no? Quindi anche verso l'esterno sicuramente partiamo con, secondo me, un vantaggio che non magari il lavoro iniziale dell'ASFO, quando ancora la realtà non era conosciuta e i risultati ancora non erano così diffusi. Quindi secondo me sono numeri reali, soprattutto perché c'è interesse sul tema, è stato dimostrato anche dai nostri incontri, secondo me, dalla buona partecipazione. Passando all'azione successiva, anche questa credo che 50 proprietari in tutte le valli della Natisone sia un numero più che credibile sulle persone coinvolte, no? Basta vedere quelli che abbiamo già nel gruppo, voglio dire, che sono principalmente di Stregna, ma comunque partiamo già da una buona base, diciamo, no? Quindi e ovviamente qua il tema della sensibilizzazione sarà fondamentale. Credo che comunque su questo ci si è già dimostrati abbastanza forti, no? È già stato fatto un bel lavoro, quindi credo che sia fattibile. Sull'indicatore dopo, invece, superfici castanile storiche recuperate e gestite, l'obiettivo è di recuperare 15 ettari all'interno del comune di Stregna, all'interno dell'ASFO, e 25 all'esterno. Questo a partire dal 2022 al 2026, soprattutto dopo questo lavoro di catalogazione e poi anche di sensibilizzazione. Secondo voi è un lavoro fattibile? 15 ettari a Stregna, dicevamo che come ASFO
in superfici in gestione già adesso abbiamo circa 8-10 ettari, no? Significherebbe più o meno raddoppiare le superfici e a livello delle valli... Una lettura agli indicatori per ogni risultato atteso e poi magari apre la discussione. Cioè non... Sì, superfici castanelle storiche recuperate... Delegati, i primi quattro indicatori sono attaccati, se vuoi, al risultato atteso, quello dell'aumento delle superfici, no? E poi magari apriamo i commenti, perché se apri ogni volta si rischia ogni... No, ok. Sì, le superfici castanili storiche e superfici interessate da interventi di miglioramento fondiario. Questi qua sono due indicatori, come giustamente diceva Luca, relativi al risultato atteso per l'aumento delle superfici adatte e disponibili a impianti castanili, no? Appunto, quando si parla di nuovi impianti, si riferisce sia a parte, sia diciamo la castanicoltura tradizionale, quindi con le nostre varietà, sia impianti moderni, no? Su questi il target è molto più basso, ovviamente perché anche l'attività da svolgere a livello proprio di terreno è diverso e più impegnativo, no? Si tratterebbe di trovare circa una trentina di ettari in 5 anni, e anche qua credo che possiamo farlo, come siamo stati bravi all'inizio a focalizzarci sulle, soprattutto a livello di stregna parlo adesso, sulle superfici a prato abbandonate in generale. Credo che facendo un focus sulla castanicoltura anche qui troveremo la disponibilità da parte dei proprietari, soprattutto perché appunto è un elemento identificativo, comunque un elemento molto vicino di interesse della popolazione locale e credo di tutte le valli del Natisone. Secondo voi riusciremo a fare questo? Mica Colizza, dovrebbe c'era, ciao. Il microfono. L'audio, eccomi qua. Sì, io penso che si riesce a fare un po' questi numeri. Cioè, toccherà lavorare molto, ecco, perché poi l'attività non è proprio così semplice, se si va a vedere, no? Trovare... No, certo. Il dubbio può essere solo specialmente parlando di castagneti storici, perché in genere i castagneti storici nostri sono proprio in zone pendenti, difficili da lavorare, pensando a mezzi più moderni, no? Quindi anche se sulla carta magari le superfici ci sono, poi nella pratica potremmo avere qualche sorpresa. Ecco, questo nella mia... Sì, è anche vero che proprio per questo avevamo pensato alla possibilità di abbinare alla zootecnia, no? Magari questi interventi, come è stato fatto in certi interventi di recupero a partire degli incolti. Questo potrebbe essere veramente un punto a nostro favore, secondo me, no? Come lo è stato appunto nel recupero delle superfici abbandonate e prattive. L'idea è più o meno, torna su Francesco con l'indicatore. Allora, l'idea è più o meno identificare nell'area di Stregna circa 30 ettari di superfici che siano a vocazione castanile e che siano potenzialmente utilizzabili. Quindi vuol dire che ci si riesce a fare gli interventi di recupero e di manutenzione. Su questi 30, ok, ne recuperiamo la metà. Vedi il terzo indicatore, 15. Cioè, nel senso, nel periodo lavoriamo per andare a recuperare su 15 ettari, ok? Su quelle 30 là sopra trovate, allo stesso tempo in comune di Stregna andiamo a mirare 2 ettari, sicuramente non contigui, ok? Però secondo me li troviamo, dove fare impianti moderni con le varietà locali. Ok, queste qua sono le dimensioni. Secondo me sono dimensioni tutto sommato abbastanza realistiche. Cosa dici? Sì, d'accordo. Sì. Bisogna solo lavorare molto, poi magari ci
possono fare anche dei correttivi, insomma. Certo, certo, però insomma magari non è che sbaglieremo di tantissimo, non è che faremo un netto piuttosto che 15, magari ne faremo la metà o ne faremo 10. Sì, certo. Sappiamo come sta. Ma l'importante, guarda, sul castagni storici, fare il recupero è importantissimo, perché è l'unico modo per poter in breve tempo aumentare la produzione dei castagni. In più si può senz'altro anche avere la possibilità di trovare, pulendo i castagni, di trovare la produzione delle marce per fare nuovi nesti, perché quello è un'azione da fare importante. Difatti, proprio sulla questione degli innesti, no? Uno dei risultati attesi delle nostre attività, che abbiamo, delle attività programmate, è proprio quello dell'aumento della propagazione delle piante. E questo ovviamente delle varietà locali nostre. Per questo abbiamo diviso gli indicatori sulle piante, proprio le piante dedicate per la produzione del materiale vegetale, quindi delle marce di portanesti, ma soprattutto le marce, le nuove piante innestate e invece le nuove piante acquistate dal vivaio. Questo era stato proprio uno stimolo che ci aveva dato il dottor Fabbro dell'ERSA, di utilizzare anche materiale di vivaio, questo perché è sicuramente più sano, diciamo, e il suo processo di produzione è controllato, e quindi normalmente è più facile che prenda poi nella posa dimora. Il target che ci siamo posti è quello di ottenere, comunque di avere almeno 12 piante da dedicare alla produzione di materiale vegetale all'interno del contesto di Stregna dell'ASFO, e di 20 a livello invece dell'intera area, diciamo, della Benecia. Come piante innestate, almeno 50 piante a livello locale, e di contesto intero almeno 100. Invece sulle nuove piante da vivaio, anche qui abbiamo seguito gli stessi numeri, no? Quindi 50 piante nuove di vivaio e 100 piante a livello di valinatisone e del torre. Quindi l'obiettivo è appunto di ottenere un centinaio di nuove piante a Stregna e circa 200 a livello delle valli. Come numeri, secondo me, sono credibili, perché più o meno poi quello che noi abbiamo fatto, anzi di più, all'interno del progetto con i fondi della minoranza slovena, no? L'attività dell'ERSA, che sono stati loro a svolgere questa attività, più o meno ha seguito, anzi, numeri un po' più alti, ed è credibile. Va bene, Medeo. Sentite un attimo, io purtroppo devo lasciarvi, perché ho il vaccino adesso, tra un po'. Quindi poi è una buona notizia. Così e basta, vi devo salutare. Va bene. Ciao a tutti. Mica, intanto buona. Grazie. Sì, ci porterai a vedere le tue piante in estate. Vediamo, speriamo che qualcosa... Ma una, quest'anno mi pare che una sta prendendo. Ecco, vedi che bene. Parte da una sempre, poi si va in su. Sì. Quindi possiamo già scrivere 49. Speriamo, dai. Deve aspettare qualche mese. Va bene. Buona serata, Mica. Luca. Grazie. Luca. Sì. Ciao, Luca. Paolo, buonasera. Ciao, che cazzo mi è venuta fuori qua, Diego? Il mio profilo, cosa c'entra? Non ridere, Mona. Non so cosa stai dicendo. Stai vedendo. Paolo, vedi lo schermo? Sì. Ok. L'importante è quello. Se vedi i numeri... No, ma no, mi hai fatto il mio profilo qua di Facebook. No, cosa c'entra? Acqua, non sappiamo. Chiudi quella roba lì. Che non... Vabbè, prima era giusto, adesso è venuta fuori sta roba. Allora, facciamo una roba. Innanzitutto, esatto. Un attimo, che così vedi. Diamo una mano a Paolo. Vediamo se adesso vedi, Paolo. Sempre quello vedo. Chiudi e riapri, Paolo, dai.
Chiudi tutto e riapri. Chiudi tutto e riapri, bene. Così. Ok. Qualcuno ha qualcosa da dire, quindi come tempistiche, questi sono i numeri entro il 2026, sì, con lavori che iniziano il prossimo anno di fatto, no? Sulle, esatto, nuove superfici. Ecco. E i numeri, insomma, se c'è qualcuno, no? Magari Francesco, che vuole, che può dire qualcosa. Ma secondo me sui numeri sono veritieri. Alla fine, su 5 anni, si tratterebbe di fare circa 10 piante l'anno. Credo che sia più che gestibile, no? All'interno delle varie progettualità o anche iniziative, appunto, anche della stessa azienda. Credo che sia gestibile. Amedeo, cosa dici? Sì, è fattibile. Fai almeno 20 piante tu. Dimmi. Fai 20 piante almeno. Io quest'anno ho fatto una prova, sto facendo delle prove. Ho 50 castagni che stanno crescendo da seme. 50 castagni da seme? Beh, quindi è veritiero come... Sì, più, perché ne ho seminati, ma non nascono tutti. Chiaramente io ne ho messi, ho fatto buche per 100 e più, sono nati la metà. È buono. Però è già buono. Però adesso bisogna, il problema delicato è quello di farle crescere e sviluppare anche non solo in altezza, anche in diametro. Certo. Per quanto riguarda invece il discorso che dicevi tu, dell'esempio da dare, diceva anche Franco, si potrebbe già iniziare a fare delle piccole riunioni nei paesi, proprio con i paesani, a spiegare il progetto e vedere quanta gente aderisce, perché ci sono delle zone, almeno nella mia zona, dei lotti di terreno, uno attaccato all'altro, quasi tutti uguali, identici nella forma, che è stato già abbastanza facile, diciamo così, convincere la gente a fare una strada interpoderale, hanno aderito tutti. Sono zone ormai boschive, che sarebbe bene, diciamo così, da... Sono pendenti? Ma non eccessivamente, erano prati per foraggio, sarebbero da pulire completamente, lì verrebbe un castagneto enorme, perché io parlo qualcosa di 4 o 5 ettari in un blocco. Certo. Solo lì. Becchiamoli, dai. Sarebbe da fare queste riunioni paese per paese, inutile fare riunioni comunali dove troppa gente, certo, la gente non capisce. Anche perché adesso non si può. Non è il momento ancora. Oh, ma guarda, l'esperienza dell'ASPO, le riunioni erano tra Michele Qualizza e il socio, tra il sindaco e il socio. No, difatti l'approccio diciamo quasi individuale sicuramente porta poi al suo frutto. Tra le attività di sensibilizzazione sicuramente ci sarà anche questo, no? Comunque uno degli obiettivi dell'ASPO è proprio promuovere la progettualità e poi gli interventi, e su questo sicuramente ci andremo a concentrare poi per andare a trovare, coinvolgere nuovi proprietari e dopo andare avanti con le attività, no? Quindi diciamo, appunto, facendo anche questo lavoro, se ci sono anche già superfici su cui agire, io penso anche papà nella nostra zona, comunque dei Nidovizza, sappiamo c'è quella zona dove puliamo noi, più la zona di Tarbische, secondo me come numeri sono reali, diciamo, no? Sappiamo che qualcosa non prenderà, qualcosa non appicchierà, però come ordine di grandezza, ovviamente anche questi numeri Non li prendiamo troppo con le pinze. L'importante è cercare di rispettare l'ordine di grandezza, no? Cioè, se diciamo 50 e sono 40, 60, va bene. L'importante è non porsi l'obiettivo di 200 e poi farne 40, no? Francesco, se posso intervenire, sì. Il LASFO ci porta ad esempio, e LASFO potrebbe essere proprio il sistema per intervenire nella maniera più veloce, cioè quella di trovare uno dei territori più adatti e più, diciamo, anche più visibili, non nascosti dalla gente, e intervenire su quello, su un ettaro, potrebbe essere anche sufficiente nei prossimi 2 anni e farlo vedere realmente la cosa, più che la riunione, perché l'incontro sì va bene, per un incontro come questo che facciamo stasera, però ci vuole il risultato poi. Allora, nell'ASPO abbiamo visto che il primo intervento che è stato fatto ha portato dei grandi frutti.
cioè quando abbiamo fatto vedere che c'è la possibilità di fare, la gente ha cominciato ad aderire in maniera più, più massiccia. E la stessa cosa potrebbe succedere con la castagnicoltura. Sicuramente, difatti, anche parlando con Luca e con la prof, l'approccio anche di quello che è la, diciamo, la formazione e la sensibilizzazione, soprattutto cioè, sicuramente ci sarebbe un approccio, diciamo, integrato tra incontri come questo, comunque incontri, speriamo, in presenza, e poi sopralluoghi proprio in zona. L'incontro lo fai in un castagnetto recuperato oppure tramite video come sono stati fatti con l'ASFO. Esatto, diciamo che l'idea è appunto di avere questa doppia attività e porterà buoni risultati, no? Anche perché un paio di esempi ce li abbiamo già, non tutti li conosciamo. Cioè appunto, forse quello che è adesso il più grosso è il contesto di tra Cravero e Merso, quello di Carlige, di Rousson, no? E lì mi sembra, a memoria, sono 15-18 ettari di castagneto in totale, veramente, e lì man mano ogni anno sta recuperando un pezzo con recuperi, nuove potature, nuovi innesti, eccetera, eccetera. Un grosso lavoro appunto anche quello di Cialla, eravamo un paio di settimane fa con la RAI slovena, con la RAI regionale slovena, proprio a riprendere il contesto. Quindi questi esempi ce li abbiamo già in casa, sicuramente con questa attività di sensibilizzazione e poi di, appunto, di promozione andremo a coinvolgere le persone. Anche qui diciamo che abbiamo un po' di esperienza, no? Luca, attraverso anche i vari progetti, diciamo che ha sviluppato bene, credo, questa attività qua, no? Parlavamo appunto di sensibilizzazione e poi di formazione. Uno dei risultati ed è uno dei problemi emersi era proprio quella che ci manca la competenza, no? Ci mancano le conoscenze sulla castagnicoltura in generale, sulla gestione. Quindi il risultato, l'obiettivo, lo risultato che noi atteso che noi abbiamo è quello proprio che i nostri castagnicoltori, quindi noi, conosciamo i nostri castagnetti e tutte le tecniche di gestione sia tradizionali ma soprattutto moderne, e qui sicuramente la collaborazione con ERSA potrà dare dei grossi frutti, no? Abbiamo la disponibilità di questo ente che si sta specializzando sempre di più sul settore, quindi vale la pena ovviamente continuare a collaborare con i funzionari. Questo quello che noi avevamo previsto, appunto, di organizzare di sviluppare delle attività di formazione sulla castagnicoltura, specifici sulla gestione, sull'allevamento. E il target che ci siamo posti è di avere almeno 10 partecipanti all'anno provenienti, diciamo, dalla zona di Stregna e 30 a livello delle valli della Tisone. Questo nei primi, diciamo, 3 anni del piano. Come mai abbiamo fissato questo periodo? Perché ovviamente l'attività di formazione è propedeutica dopo l'attività successiva, no? Che è quella dei recuperi, comunque della gestione e tutto quanto. Anche qua io credo che, vista anche la partecipazione che c'è stata nei vari incontri dell'ASPO sulla programmazione generale e su quella relativa alla castagnicoltura, penso che riusciremo a soddisfare, anche a raggiungere questo target. Cosa ne dite? Anche qua ricordo quello che poi era venuto fuori anche con abbiamo parlato con che aveva fatto emergere Renato, no? Il fatto che non per forza ci si deve focalizzare poi sulla questione delle valli della Tisone, perché potremmo organizzarle anche aperti poi al contesto esterno, diciamo, e potrebbe essere proprio anche un'attività molto interessante per far conoscere la nostra realtà, per far conoscere i nostri castagnetti e poi sensibilizzare, lo ripeto, sulla questione, no, della raccolta
delle castagne da parte appunto delle persone al di fuori delle valli dell'Artisone, quindi del furto delle castagne. Sicuramente l'approccio che dovremmo continuare ad avere è quello di raccontare e di spiegare come mai non va fatto, no? Questa secondo me è la via che dobbiamo intraprendere, è quella che abbiamo mantenuto in questi anni. Cosa ne dite? Riusciremo, no? Solo se partecipiamo metà di quelli che partecipano oggi è già un buon risultato. Sicuramente poi ci sono altre realtà che... Vabbè, cosa dite? Vai avanti, dai. Ma sì, perché ce la facciamo. Bene. Altro risultato atteso, aumento delle aziende agricole professionali dedite o legate alla castagnicoltura del prodotto fresco. Questo era, come avevo detto anche l'altra volta, è un obiettivo, è un risultato molto trasversale, non solo legato alla castagnicoltura ovviamente. Quello a cui puntiamo è contribuire sempre a un aumento della professionalità, della formazione, comunque la strutturazione delle aziende del nostro contesto in generale. In questo caso... sulla castagnicoltura, anche qui una delle azioni che si pensa di sviluppare è proprio quella delle attività di formazione, in questo caso qua sulla diversificazione all'interno dell'azienda, quindi l'idea è che l'azienda castagnicola o l'azienda frutticola punti su questo settore, oppure appunto la cooperazione tra aziende. Prima ho visto che c'era Pietro Faidutti, c'è ancora? Vediamo, no, mi sa che si è scollegato. E lui è proprio una delle realtà territoriali interessate. Un ragazzo appunto con un'azienda agricola si dedica principalmente alla zootecnia, a ovini, a circa 150 ovini, e lui si era dimostrato molto interessato alla questione della diversificazione e anche poi del servizio, diciamo, no? del gregge che va a fare manutenzione. Come target, anche qua pensavamo di coinvolgere almeno due aziende agricole a livello del contesto di Stregna e 10 nella realtà delle Valli dell'Artisone. Anche qui penso che, visti i numeri, anche degli incontri, ci siamo. Non sarà difficile raggiungere questo target. Le aziende che partecipano all'incontro, l'indicatore era quello di coinvolgere aziende all'interno di accordi collettivi di condivisione delle attrezzature, questo pensando ad esempio a quello che già è nato all'interno dell'ASFO, no? con il Trincia, o in questo caso qua con altre attrezzature. E il target è di coinvolgere almeno una realtà Stregna e di 5 all'interno di tutto il contesto del contesto. L'azione sarà appunto quella di acquistare un'attrezzatura da utilizzare, e lì si andrà a vedere e a definire più nello specifico, secondo me, anche in base alle azioni precedenti, soprattutto legate magari al recupero delle castagne, no? In base alle superfici, in base ai proprietari coinvolti, alle realtà coinvolte, andremo a vedere poi nello specifico questa azione qua e questi target. Come cronoprogramma forse slitterà di un anno in avanti, appunto perché è funzionale. Secondo me, poi magari se qualcuno non concorda, lo dica senza problemi, è funzionale l'attività di sensibilizzazione e anche di recupero che abbiamo previsto prima. No? Francesco, metti il 2022 sul 2024. Ok. Secondo me, perché è prematuro dal prossimo anno già pensare di dover acquistare attrezzature. No? Ok, poi sempre all'interno dell'aumento delle aziende agricole professionali o comunque che più strutturate, c'è l'idea, l'indicatore previsto è quello di sviluppare una rete di impresa sul tema della castagnicoltura. Questo è indicato in rosa perché ovviamente si tratta di un target trasversale,
oltre, che include ASFO e contesto in generale, e quindi l'obiettivo, diciamo sì, il target, non l'obiettivo, è di avere almeno una rete d'impresa a livello locale sul specifica della castanicoltura. L'obiettivo qua come cronoprogramma è di arrivare nel 2023, secondo me è plausibile, anche perché ci sono già grosse collaborazioni, comunque rapporti tra le varie aziende, ci sono varie associazioni che stanno nascendo tra queste, quindi credo che sia plausibile come obiettivo, no? Una cosa invece forse in cui bisognerà ragionare e sarà conseguente probabilmente è quello di arrivare a realizzare o ristrutturare o comunque valorizzare delle strutture collettive da utilizzare tra le varie aziende. L'idea è soprattutto quella relativa alla conservazione del prodotto, no? E forse questo potrebbe essere in questo momento l'interesse più grande anche da parte dei produttori locali. Sulla questione della trasformazione forse già una tematica più difficile in questo momento e comunque da lasciare come opzione per un futuro prossimo, no? L'idea è comunque di arrivare appunto ad ottenere una struttura. Questo nel 2023, esiste già l'esempio, sta partendo quello diciamo di San Pietro di Sapore nelle Valli, lì bisognerebbe capire come tempistiche, come ci si comporterà, no? come verrà gestita, come otterranno, come procederanno quei lavori. Cosa dite su questi punti qua? Ci siamo, no? Sono abbastanza credibili, verosimili, non abbiamo detto... Non abbiamo sognato troppo. Dacia consente, presumo che è fattibile, no? Marco, vorrei fare i corsi nelle valli della Natisone? Oppure noi da te? Volentieri, sì. No? Andiamo a provare un po' da te, un po' da noi, per vedere se prende più da te o più da noi l'innesto. Speriamo da entrambe le parti. Esatto. Bene. Passiamo all'obiettivo specifico relativo diciamo alla trasformazione, all'utilizzo della castagna e alla trasformazione. I risultati attesi riguardano l'ottenimento di materie prime di buona qualità e la trasformazione del prodotto castagna in altri prodotti con un mercato potenziale, no? Gli indicatori relativo all'aumento della qualità è quello di appunto andare anche qua a sviluppare delle attività di formazione, quindi sia sulla gestione dei frutti in generale, soprattutto post raccolta, quindi conservazione, e che poi la conoscenza sulle varietà locali. Secondo me è una nostra grossa necessità, no? Appunto qua, anche qua sono dei corsi, delle attività di formazione. Come target ci siamo posti per il periodo dal 2021 al 2023 10 partecipanti all'interno del contesto di Stregna, Barasfo, all'anno, 30 nel contesto in generale per quanto riguarda la gestione dei frutti, aumentati di qualcosa sulle varietà locali, anche qui si riferisce al numero anno, quindi 20 partecipanti all'anno nel contesto di Stregna e 50 nel contesto generale. Anche qua nulla preclude la possibilità di aprire poi le porte a un'area un po' più vasta, no? Secondo me ci sarà grosso interesse su entrambi i temi. Erano in passato già stati organizzati degli incontri simili e c'erano state buone partecipazioni. Lì erano degli eventi singoli, magari noi vedremo come strutturare questa attività appunto anche in loco. Come si diceva prima... Se posso solo dire una cosa, ecco, quando si parla di formazione...
potrebbero essere corsi, ma non solo corsi, quindi questo no, andrà definito, ecco, questo perché sennò sembra che sia tutto un unico corso, che per l'amor del cielo va benissimo, ma ci sono le attività dimostrative, le visite di studio, cioè andremo, una delle attività che si farà apposta, questa che stiamo facendo adesso, sarà proprio quello di definire che tipo di attività di formazione, anche in base agli orari, alle necessità, quindi questo è sì, tutto da strutturare. No, grazie prof, hai fatto bene a sottolineare, sì, quando si parla in effetti di attività di formazione potrebbe essere anche l'escursione accompagnata proprio in loco, sulle modalità appunto dopo andremo a specificare meglio. Per procedere, come diceva giustamente Franco, saranno fondamentali le azioni di sensibilizzazione e qui le abbiamo indicato come attività comunque trasversale. E riguarda, nello specifico in questo caso qua, riguardanti la qualità delle nostre castagne. Perché? Perché si sa che a livello di mercato, soprattutto esterno alle valli della Tisone, comunque della Reale, vicino alla nostra zona collinare, una delle la premialità a livello di mercato è data dalla dimensione della castagna, no? Le nostre castagne invece sono tipicamente più la loro caratteristica appunto che sono più piccole diciamo in confronto al marrone o in confronto agli ibridi, e l'attività di sensibilizzazione dovrebbe andare appunto a far conoscere tutte le altre caratteristiche della nostra castagna che dovrebbero premiare appunto le varietà locali come la dolcezza e tutto quanto. Anche qua ci sono varie modalità poi su come andare a fare questo. Questa azione qua sicuramente può essere riproposta nei vari anni, anzi sarebbe proprio opportuno riproporla di anno in anno. E diciamo che qua l'obiettivo era di 5 attività all'anno, diciamo che certo le stiamo già facendo, ad esempio le escursioni, quindi anche qua credo che non sia difficile procedere, anche grazie alle collaborazioni, alle varie collaborazioni ASCO del Comune di Stregna con gli altri comuni, delle varie realtà locali, soprattutto della fitta rete che si sta sviluppando a livello territoriale, no, locale, delle associazioni di volontariato. Diciamo che si può, credo che nessuno abbia... Ma guarda, sto pensando che, tra l'altro, questa cosa qui può rientrare anche in alcuni finanziamenti di cui abbiamo già la disponibilità, perché abbiamo dei fondi turismo, okay, dove abbiamo messo insieme tutte le feste, no, della castanicoltura, da Magnano in Riviera praticamente fino a Stregna, Valle, tutti quanti, e fare delle azioni trasversali di sensibilizzazione sulla qualità, se vogliamo, no? Che noi riconosciamo comunque nel prodotto locale rispetto agli ibridi o comunque anche altri prodotti, un'azione qualificante in tutte le direzioni. Quindi adesso che mi viene assolutamente leggendo, sì, per fare alcune di queste attività ci sono anche già le risorse, l'importante è indirizzarle, no? Farle in maniera coerente. Assolutamente. Sì, difatti, come obiettivo ce lo siamo, appunto, oltre che già farlo, il fatto di partire subito, secondo me, appunto, più che verosimile, no? Per questo. Ok, io direi di passare subito all'obiettivo specifico successivo. No, perdono. Risultati attesi sui trasformati. Anche qua era emerso il fatto che a livello locale non conosciamo tanto la possibilità o comunque l'utilizzo della castagna come trasformato al di fuori magari della farina, che però attualmente andiamo ad acquistare su un mercato esterno, non quello locale. Quello che si propone è di fare delle attività di formazione sull'utilizzo del prodotto, magari collaborando, non magari, soprattutto collaborando poi con le realtà locali, ad esempio l'associazione Invito, no? Che
che già lavora in questa direzione, ma anche coinvolgendo poi magari i banifici artigianali locali, piuttosto che appunto anche come ha partecipato Sergio, i mulini locali, anche qui però aprendo le porte a dei partecipanti esterni, al contesto esterno. Giustamente Franco diceva che non dobbiamo puntare solo alle Valli d'Antisone, anzi pensare di poter collaborare con realtà esterne sicuramente potrebbe essere molto interessante per noi, no? In questo caso qua il target era di organizzare appunto queste attività e come obiettivo, come target, di avere almeno 10 partecipanti all'anno dal periodo 2021-2024. Sul 2021 lo metto un po', secondo me, è difficoltoso. Dai. Perché tra le condizioni Covid e tutto quanto, secondo me, è poco verosimile. Possiamo anche toglierlo, però vediamo cosa si riesce a fare anche i bandi, se usciranno, quelli che usciranno sulla formazione, no? Quindi era questo un po' il ragionamento che avevamo fatto, sì. Quello avevamo messo all'inizio. Quindi tutto il pacchetto formazione, arriverà un momento in cui tutto il pacchetto formazione verrà compattato e vediamo cosa fare e con quali finanziamenti. Però se escono bandi già quest'anno, magari alla fine dell'anno, si inizia già quantomeno a programmare questa attività. Quindi sì, ecco, era questo un po' il ragionamento. Sì, è anche vero che comunque se dovessero uscire i bandi quest'anno, comunque le attività eccetera eccetera slitterebbero l'anno prossimo, no, per questo. Abbiamo la fortuna, come dicevo prima, che comunque i contatti, i rapporti già ci sono. Sicuramente sarà abbastanza facile poter dopo procedere a verificare la disponibilità e organizzare l'attività di formazione in generale, no? Questo è un target importante. Sulla produzione di farina, come comunità di misura abbiamo messo i chili all'anno, appunto per trasformare il prodotto fresco in farina. Diciamo che il nostro obiettivo è arrivare al 2026 che produciamo almeno 200 chili di farina. Secondo Sergio, credo che oggi non sia presente, mi dispiace. Piace perché sarebbe stato un ottimo interlocutore. Secondo me è fattibile come realtà e anche come ci aveva già anticipato, in realtà in questo momento il fattore limitante è la disponibilità di prodotto fresco da utilizzare, non altro. Quindi per me è verosimile se ci concentriamo su questo. Non so se qualcuno ha pensieri contrastanti in merito. Ma Francesco, guarda, penso che l'obiettivo sia fattibile, cioè quello dei 2 quintali di farina, non penso che non sia difficile farlo. E poi abbiamo un progetto, come accennava prima Luca, che è molto interessante anche per un fatto di commercializzare questa farina, perché nelle feste delle castagne è uno dei prodotti, secondo me, vendibile al 200%. Assolutamente. Allora, scusami una cosa, Franco, perché io quando abbiamo messo giù l'ipotesi di questi numeri, ovviamente l'abbiamo fatto senza avere delle competenze specifiche sulla trasformazione. Ma innanzitutto, quant'è il rendimento? Cioè, ogni 100 kg di prodotto fresco, no? Di qualità, tutto buono, no? Ma quanta farina si tira fuori da 100 kg? Questo non lo so, sarebbe da chiedere al vino. Tu ne sai qualcosa, Donadel? Però c'è un'altra cosa anche che un altro prodotto che è molto vendibile e lo trovi molto nei supermercati e soprattutto serve la ristorazione, che è la castagna congelata. La castagna intera, pelata o anche cotta, è congelata. Questo è un altro modo per mettere sul mercato la castagna. Mm-hmm. E quello non è tanto... Francesco, giudici pure questo indicatore, no? Tipo... Visto che siamo un po' in carenza, no? Anche di questa cosa, di queste cose qua. Quindi qui prodotto fresco surgelato, si può dire? No, si trova non surgelato, siccome sotto vuoto di solito. No, le trovi proprio congelate, sacchetti di castagne congelate, e quello la ristorazione le usa parecchio.
perché sono castagne che ce l'hai tutto l'anno, non è solo la farina fai certi prodotti, con la castagna invece intera fai tanti altri. Quindi è un prodotto che va bene anche in altri periodi. Diciamo che è vero, uno degli obiettivi proprio in generale credo di anche appunto allungare poi il periodo della castagna, perché è tipico nel periodo di ottobre, è sicuramente interessante riuscire ad allungare la disponibilità sul mercato e poi soprattutto per la ristorazione è sicuramente interessante. Anche io concordo sulla questione del congelato sotto vuoto, poi le varie tecniche magari ce lo diranno i ristoratori, chi li utilizza, cos'è meglio, potremmo anche fare uno studio, in realtà impostare degli studi anche. Ma come ti dicevo anche l'altra volta, Francesco, la ristorazione locale punta soprattutto alla stagionalità e quindi lavora con la castagna quei 2 mesi. Punto, che poi però devi vedere fuori, perché fuori la castagna... No, quello volevo dire. No, quello che volevo dire io è che in realtà, in effetti, a livello di ristorazione locale, questa tecnica, no, questo metodo è già utilizzato. Quindi in realtà è vero, sarebbe solo da incrementare. Diciamo che per quello che conosco io, i vari punti, diciamo, per adesso si fa in casa, non è un'attività che fa direttamente il ristoratore. Ma quello proprio, ma tu devi pensare a una commercializzazione più larga scala, cioè non puoi pensare ai 20 kg che uno si mette da no, parte. No, difatti, quello è l'obiettivo, no? Quello che volevo dire è questo, che adesso lo facciamo in casa, ogni ristoratore se lo fa da solo, eccetera. A livello nostro locale. Quello che potrebbe essere una nostra opportunità è proprio invece andare ad agire fuori dove il prodotto manca e noi ci inseriamo su questa fetta, su questa fascia di mercato, no? Quanto prodotto fresco puntiamo a vendere o comunque a produrre fino al 2026, secondo te, Franco? Ma in quantità non saprei dirti quanto, però ti dico che la fornitura, se andiamo indietro di 30 anni, era molto alta, perché ogni sera passavano, dico nel comune di Strenia, quei 3 commercianti che si portavano via ogni sera quei 30 quintali di castagne a testa, quindi ne davi sull'ordine dei 60, dei 90-100 quintali al giorno. Quindi c'era produzione, adesso tornare a quei livelli è impensabile nel breve tempo, però dico che devi pensare a quegli obiettivi lì. A 2 chili, 2 quintali all'anno anche qui, entro il 2026, anche sarà fattibile, no? Certo che penso che sia fattibile anche in quel senso lì, sicuramente. Mettiamo gli stessi numeri, almeno proviamo come target a sentire gli stessi numeri della farina, no? Perché noi abbiamo provato in casa a fare la castagna, finché c'hai qualcuno che te la cura, che te la pulisce, riesci a stare dietro, dopodiché non riesci, le cucine dove hanno una o due persone che lavorano, non riescono a stare dietro al prodotto, quindi sono costretti poi ad andare ad acquistare. Non togli l'obiettivo sul 2021, che la vedo difficile, perché se non trovi un'azienda che te lo fa, non lo fai. Beh, ma 10 kg tra le aziende, magari tra le aziende che esistono già, io penso una Sabrina De Ganuti o qualche altra realtà. 10 kg di castagne, voi che non riescono a congelarle, a venderle sotto vuoto anche. Ma 10 kg le fai 10 kg al giorno, le fai 10 kg al giorno, non è che le fai. Esatto. Sì. Se tu entri in qualche mercato, ma anche locale, dico, se tu riesci ad andare in qualche negozio locale, sicuramente la gente poi l'acquista piuttosto che farla da solo, e l'acquista in più periodi dell'anno, cioè non dico in tutto l'inverno, però tutto l'inverno sì. Deve farlo un'azienda professionale, capisci? Certo che deve fare un'azienda professionale. Quindi... ma anche la farina deve fare un professionista, non è che la fai a casa. Certo. Beh, ma ci sono aziende più o meno strutturate che questo lo possono già fare, Ma sì, ma ce l'abbiamo anche in zona, c'è anche l'on food che potrebbe farlo. Esatto, quindi in realtà secondo me, cioè 10 kg è irrisorio. Com'è? Mi dai l'input e io mi ricordo noi, ad esempio, l'Or Fruit, avevamo chiesto di farci la marmellata di rosa canina e ce l'ha fatta. Basta che tu riesci a mettere il prodotto in circolazione e dopo la trasformazione la trovi l'azienda, perché sono pronti a fare quelle robe lì. Cambia, metti in già, ok. Secondo me si vede poco, ma non importa.
L'altro indicatore era poi quante realtà riusciamo a coinvolgere per questo processo di trasformazione, no? Perché qua forse è un po' più critico a livello, intanto, valido in attesa di esterne. Quando in realtà sono in grado di utilizzare la farina o il prodotto congelato per successivi trasformati, no? Questo... Esatto, esempio come diceva Marco, no? Esatto. Del gelato piuttosto che il gubanificio o altre realtà. Allora, come cronoprogramma puntiamo a avere nel 2023, anche grazie appunto le varie attività e l'incremento della produzione che avremo, ad arrivare a 4 realtà coinvolte nel 2023 per arrivare fino a 10 nel 2026. Secondo me anche qua sono numeri assolutamente raggiungibili, pensando solo al contesto nostro locale e poi soprattutto quello esterno, no? Secondo me una cosa su cui dovremmo puntare è anche il settore sloveno della ristorazione. L'elemento castagna è estremamente concentrato lungo la valle dello Iudrio. Faccio l'esempio, già a Caporetto, nella zona di Caporetto, questo non esiste. Non c'è tradizione e non c'è soprattutto proprio la produzione. Quindi abbiamo più sbocchi su cui poter puntare, no? Secondo me. Cosa ne dite? Secondo me è verosimile anche qua. Posso intervenire? Limitata. Allora, il discorso della farina. Intanto bisogna trovare anche la castagna giusta per fare tipo il porcinias. Differenza di altre castagne, dell'Ubiac, del Moro, è tutta un'altra cosa. Ce n'è in poco. Realtà qua sono state fatte, non so se avevi partecipato, forse no per quello, erano state fatte delle prove da ERSA, dell'Università, adesso non ricordo, di Udine o di Torino, o comunque altri produttori, proprio sulle varie varietà, no, locali nostre. E lì... dopo se erano state fatte delle trasformazioni proprio sul porcina. Il risultato? Lì in realtà era stata fatta poche robe, si stava cercando di proseguire. Anche qua l'idea è comunque di continuare a collaborare, magari impostare dei progetti proprio con l'Università di Udine, no? Che è un polo di scienze e tecnologie alimentari comunque importante, molto attivo. Per fare proprio queste prove, no? Questi studi e poter andare a valutare. Puntare su un prodotto nostro, però che sia di nicchia, c'è il porcino. Ma il nostro lavoro che stiamo facendo in questo momento è sicuramente l'obiettivo andare a valorizzare le nostre varietà. Sì. Io però non precludo la possibilità di poter pensare anche ad altre produzioni, cioè della serie. Se il mercato sarà tale da poter da richiedere anche il prodotto, ad esempio, dalla Bush o di altri ibridi, perché no? Può essere comunque un interesse delle aziende diversificare anche in questo caso, no? Avere il prodotto di nicchia e poi il prodotto, diciamo, più commerciale. Anche perché magari, a seguito dei vari studi e anche delle necessità dei trasformatori, loro richiederanno un tipo piuttosto che l'altro, no? Cioè, non possiamo ancora conoscere questo, secondo me, finché non facciamo delle prove. Ma anche carattere di lavorazione, il porcinia, se lo secchi, che è secco, è più facile poi pulirlo, a differenza delle altre castagne, tipo ciufa, perché ha un'altra struttura. Quindi da quel punto di vista sarebbe molto più pratico puntare sul porcinia. Sì, ma ripeto, questa roba qua secondo me vale la pena impostare delle progettualità su questo e dopo condividere l'esperienza chi dopo questo prodotto dovrà utilizzarlo, no? Allora, una cosa che questo... in mente, no? Che secondo me è una cosa che è abbastanza scontata, però secondo me costruire qualche collaborazione, visto la tradizione friulana, e con gente che faccia le burite sotto grappa. Allora, il prodotto sto grappa in realtà c'è già, c'è più di qualcuno. In maniera strutturata, con le castagne delle valli, secondo me è un'azione di valorizzazione mica da poco. Sì, è purtroppo è una bella idea,
Ma bisogna andare a chiedere a Nonina, a Domenis, se sono disponibili. Sì, ci sono grossi problemi di due fattori. Uno della conservabilità del prodotto, perché il prodotto sto grappa si sfalda, le castagne soprattutto, e due, andare a lavorare con i superalcolici a dei costi. Comunque sì, interessante. Però sai, ci sono, Francesco, ci sono anche altre realtà che possono essere coinvolte, che sarebbero sicuramente molto disponibili. Prima si parlava di gelato. Noi abbiamo un gelataio valigiano che è Timballo, che ha la gelateria Udine, ed è un gelataio di fama internazionale, che è sempre pronto a testare certi prodotti. Lui ha fatto anche il gelato con la Cubana, ad esempio. Quindi portargli un prodotto valigiano sarebbe felicissimo. Allora, mettiamoci dentro un indicatore, se siamo d'accordo, è una proposta, perché comunque dai, tutto sommato, sul prodotto sul gelato non c'è poco di innovativo, sulla farina c'è altrettanto poco di innovativo, anche perché è una cosa già fatta. Mettiamoci dentro un indicatore su dei prodotti di nicchia, no? Come sono il gelato in questo momento qua, dove di fatto tu non vai a fare attività di produzione, perché comunque i volumi... Però Luca, scusa se ti interrompo, tu vedi che il gelato ha bisogno di un prodotto tutto l'anno estivo, e questo va bene il congelato. Certo, certo. Farina non fai grandi cose con la farina. Anche però certo, assolutamente. Anche la questione, ad esempio, potrebbe essere interessante. Anche la grappa in quell'indicatore lì. Eccola lì. Anch'io, giusto cercando anch'io la grappa. Fanno di sé. No, anche perché questi prodotti, che probabilmente saranno prodotti in quantità quantomeno inizialmente limitate, non sono prodotti per il grande mercato, ma diventano prodotti nicchia di comunicazione anche, no? Non so, io li vedo più come dei gadget che non da vendere in qualche negozio. No? Io sono capace di finire un vasetto in una serata, vi giuro. No, un prodotto che secondo me varrebbe che la pena magari dopo valutare è anche gli snack, cioè le burrize. Pensare di avere, come in realtà noi facciamo a casa, cioè di cuocere le castagne prima, congelarle e poi averle pronte al consumo, pensare di fare dei tipo di snack, tipo le mandorle, la frutta secca, no, a guscio, magari potrebbe essere interessante. E c'è Amedeo pure. Amedeo l'aveva detta questa, in effetti. Allora, potete fare anche come i Moncherie, le castagne, le pulcino che piccolo ricoperto di cioccolato, primo. Potete fare dei vasetti come sono quelli che trovi nei supermercati con gli yogurt, con i cereali sopra, anziché i cereali metti la battuta, ti metti d'accordo con caseifici che la fanno in Slovenia, la vendono, e sopra ci metti le burie già pronte da mettere dentro. Si può inventare tante cose, basta solo provare. Concordo. È il pubblico che decide qual è il prodotto che va per la maggiore, ma se tu non provi, non sperimenti e ti basi solo sulle cose vecchie che già tutti fanno, non sfonderai mai nessun mercato. Comunque secondo me qualche collaborazione, come ha detto Franco, che sia il gelataio, che sia il pasticcere qua vicino, si riesce a imbastire. Sì, puoi sperare. Anche i produttori di latte, anche la latteria Cividale, perché l'idea di Amedeo di adesso, quella della battuta oppure dello yogurt naturale con le castagne, che è un vecchio piatto delle valli della Tisone, del periodo di ottobre-novembre, secondo me sarebbe una cosa importantissima e molto bella, è una cosa che ha voce. Da qui nasceva l'indicatore a riga, l'azione, l'indicatore a riga 24, cioè quello di trasformare la castagna e la farina in altri prodotti, non avevamo specificato quali altri prodotti, lasciando poi alle imprese, alle aziende di trasformazione, che può essere il gelataio di Udine piuttosto che quello di Cividale o chissà chi altri, definire quali prodotti, in quali prodotti. Quindi noi avevamo, quindi sono collegati riga 23 e riga difatti, 24. Sì. Però va bene specificarlo così più chiaro. Ok, ma è come unità di misura per dire cosa mettiamo come target? Appunto per quello era difficile definire. Il numero prodotti realizzati?
Potrebbe essere numero prodotti, sì, numero prodotti. C'era già scritto prodotti, quindi va bene solo il numero, e possiamo darci degli obiettivi comuni che siano ASFO, che ne so, quanti ne avete indicati, quanti ne ha scritti? 5 adesso. Gelato, snack, castagna, grappa. Le marmellate, dai, ce n'è almeno. Dai, ne mettiamo almeno 5, no? Ecco, alla fine. Non dico, no? No, mettine 5 come target generale su tutti, dai, 5 sì, all'anno. Esatto. Comunque queste cose sono fattibili anche nel 2021, perché che interpellare il pallo o interpellare la manic per fare lo yogurt con le castagne sono cose che potrebbero andare fuori e potrebbero essere portate sulle feste delle castagne di autunno. No, non così, Francesco, faccia scusi se glielo dico subito, non so se sta facendo lei o Luca. No, io. Ecco, allora, queste le facciamo tutte verdi, queste del cronoprogramma, dal 2021-26 sì. Verdi, ok, sì. Così facciamo subito, se no dobbiamo riprendere in mano. E invece sotto target sì. Mettiamo quel rosetto che avevo messo io e ci mettiamo lì, no? Ecco, un 5. Ecco, prendiamo il formato. Benissimo. Posso intervenire un momento? Allora, noi eravamo ragazzini, si andava a scuola al Tribil, non c'erano le brioche, non c'erano. Si portavano le castagne lessate, lesse, il sacchettino. E quella era la nostra merenda. In montagna anche si portano, chi va a camminare sì. In montagna le porta, un po' quindi meno, era... poco, ma insomma. Era, quella volta si usava solo castagna, il periodo delle castagne, autunno. Quindi anche quella si potrebbe trovare una formula. Come... Quindi tu da piccolo avevi da una parte il panino col salame e l'altra le castagne, mm-hmm. Perché... storicamente in paese ti conoscevano come il bambino sì, sempre bambino di ho avuto anche i miei problemi, però... Scenda di una riga, Francesco, scenda di una riga 23 che si vede... ecco, che a questo punto, no, di una riga soltanto, in modo che si veda 23-24, esatto, a questo punto va uniformato anche la riga 24 con la riga 23, quindi su tutti gli anni lavoriamo con nuove imprese, perché iniziamo subito col gelataio di Udine, Timbalo, come si chiama, ecco. E forse anche qui possiamo portare i target direttamente così. Qua, no? Alla fine, cioè 10 alla fine, senza, no? Senza specificare altro, così semplifichiamo, secondo me. E mettiamo anche lì tutto verde. Sì. Benissimo. E anche lì, esatto. Ci diamo un target complessivo. Sì, sì. Ottimo. Ok, andiamo avanti sull'ultimo obiettivo, così riusciamo magari anche a quasi rispettare l'ora e mezza. L'aumento della diversificazione in nuovi prodotti e servizi legati alla castanicoltura. Qui si prende appunto il tema della castanicoltura, del prodotto castagno, non solo il prodotto fresco, ma anche la questione del paesaggio, la questione della sua fruizione e poi di elementi identitari in generale, ma anche altri prodotti in realtà che potrebbero essere. Beh, qui non c'è la castagna o il trasformato della castagna, esatto, c'è la castanicoltura, diciamo, come altre potenzialità, esatto. Esatto. Appunto, i risultati attesi è quello della fruizione escursionistica dei castagnetti tradizionali, questo a livello locale, la conoscenza dei risultati delle progettualità pregresse, che è molto legato, secondo me, appunto anche all'attività di sensibilizzazione, ovviamente, e l'offerta di altri prodotti del castagneto in generale. Come indicatori, per quanto riguarda la fruizione escursionistica, abbiamo inserito, in realtà è uno degli elementi emersi, non è che abbiamo inserito noi, la realizzazione di nuovi percorsi tematici, interventi con tecniche tradizionali, questo soprattutto come dimostrazioni, ad esempio, no? Come attività dimostrative, e l'organizzazione di escursioni tematiche sulla castanicoltura. Come target ci siamo prefissati quello di organizzare, di realizzare almeno un percorso all'interno del contesto dell'ASFO di Stregna e due all'interno del contesto delle Valli della Tisone, e questo a partire dal prossimo anno. Secondo me è realizzabile anche perché
attività di questo tipo, cioè, percorsi, diciamo, ci sono già. Al comune di Stregna abbiamo il Parco del Castagno, mi dispiace che non c'è la Caterina che potrà dirci due parole, e poi abbiamo le realtà, diciamo, di Canalaz, sicuramente il Castagno Gigante di Canalaz, in cui lì è molto attivo il CAI delle Valli Natisone, e poi il Castagno di Pegliano, Pulfero, no? Quindi secondo me è molto è verosimile, cioè è raggiungibile, anche perché lo stiamo già facendo, si tratterebbe solo di valorizzare ulteriormente questa realtà. Quello degli interventi con le tecniche tradizionali, l'idea appunto di andare a organizzare all'interno magari di altri appunto eventi, anche le escursioni o anche nella stessa attività di formazione, e riproporre quello che era l'utilizzo, ad esempio, della ricciaia, quindi del post-raccolta, no? Come obiettivo è quello di organizzare uno nella realtà dell'ASFO del Comune di Stregna e uno esterno. E anche qua probabilmente ce li abbiamo già, perché come ci diceva ad esempio la Bruna Tocco, a Cialla loro l'attività della ricciaia la fanno già, sicuramente credo che sarebbero ben disposte o ben disposti insieme a Diego a proporlo anche, diciamo, a un pubblico, no? A far conoscere. Dai, metti a due esterni. Anche secondo me, difatti volevo proporre questo. Questa attività qua, secondo me potremmo metterla già da quest'anno. Io propongo di metterla già da quest'anno, perché è un'attività che si può includere in quello che già facciamo, no? Nelle escursioni, nelle iniziative. Vale la pena. Poi, appunto, le escursioni organizzate per andare a valorizzare i percorsi attrezzati e guidati nei castagneti. Questo è un obiettivo trasversale, ci siamo prefissati 8 attività all'anno, anche questo a partire già dal 2021 fino al 2026, perché sono attività che già svolgiamo, no? Attraverso le varie manifestazioni all'interno delle varie iniziative, come ad esempio appunto il Burniak, lo facciamo già, quindi secondo noi è un numero reale. Cosa ne dite? Marco Donadel, voi fate animazione sulle castagne dalle vostre parti? Animazione inteso in che senso? Valorizzazione turistica in generale. Ah, no, zero assoluto. Anche perché sono davvero l'unico in tutta la provincia di Pordenone che coltiva castagne, quindi... Ti abbiamo dato un'idea. Sì. No, perché sai la mia idea era quella di partire magari in quest'anno, magari i prossimi anni, di far raccogliere, cioè di aprire l'appezzamento alla raccolta da parte delle famiglie, quindi farle venire magari il sabato o la domenica e fargli raccogliere proprio loro, perché vedo che tantissimi mi continuano a chiedere sempre di più di portare i bambini, i figli a raccogliere le castagne, perché non sanno più neanche come è fatto un castagno, non sanno come è fatto un riccio e... Comunque, guarda, in generale, adesso noi, come accennato prima, stiamo cercando di strutturare questa rete tra i vari territori dove fanno le feste, no? Tipicamente i territori, anche se siamo ridotti malissimo, comunque la realtà è che comunque le Valli dell'Antisone sono il luogo in Friuli dove di fatto si producono di più castagne, e che, per quanto sia irrisoria la produzione, no? Secondo me, a me interessa assolutamente costruire nuovi rapporti in maniera trasversale. Cioè, per dire, noi adesso abbiamo finanziato dei progetti sulle Valli del Natisone per la valorizzazione del turismo escursionistico legato alla castagnicoltura, ok? E noi otteniamo dei finanziamenti per fare le camminate sulle castagne, alla ricerca magari anche dei funghi sulle castagne, eccetera. Per quel che mi riguarda, espandere queste progettualità a livello di tutta la fascia pedimentale della regione, non c'è assolutamente nessun problema, ok? Anzi, è molto interessante. Sarebbe cioè, e ti dico che vai, noi abbiamo messo giù un progetto che c'era anche stato finanziato, sempre su questi temi qua, che era proprio orientato a sostenere l'attività di accompagnamento delle famiglie a raccogliere le castagne, in collaborazione con le aziende, per dire. Cioè, bisogna trovarsi e scrivere queste robettine qua. Non sono cose che costano tantissimo, eh? E comunque si trovano anche delle,
diciamo, trovi anche le modalità di sostenerle un po', perché insomma siamo qua per quello. Luca, vale anche la pena, secondo me, provare a fare il passo in più, cioè passare anche a creare un target un po' più alto su queste domande, no? Perché, voglio dire, se riesci a strutturarle a livello regionale, ovvio. Sicuramente il target anche economico, l'asticella la possiamo alzare per strutturare molto meglio il tutto. Ma difatti, credo che anche parte della regione, dopo un approccio del genere, comunque possa essere premiato, no? Attraverso l'attività e poi coinvolgendo più realtà, sicuramente può essere interessante. Zona di Artegna, c'è castanicoltura qualcosa o no? Boh, Montenars, quella zona lì. Fino a Montenars sicuro, anche a Magnano in Riviera. Sì, qualcosa c'è un po'. E dopo? Più su? Dopo non conosco. Non credo. Vabbè, andiamo avanti. Okay. Oh, c'è Nimis, c'è una parte di Bosco. Nimis. Torreano. Sì, sì. Giustamente ci segnalano che in effetti a valle fanno la... Verso la zona, diciamo, di Tolmezzo, o comunque San Daniele. Certo. Giustamente in chat ci segnalano che a valle si fa già l'attività di raccolta con le famiglie, no? Quello che in realtà non vorremmo andare a fare è strutturarlo con delle aziende agricole. Quindi non è, secondo me, poi magari ci pensiamo, però secondo me è molto più interessante coinvolgere l'azienda agricola che struttura... No. Paolo, ci fai gli scherzi. Aspetta. Hai fatto. Ma va bene così. Appunto, andare a creare questa attività insieme alle aziende agricole. Uno, per farsi conoscere le aziende agricole. Due, anche come attività, diciamo, fattoria didattica, tra virgolette, no? E, ok, quindi su questo siamo tutti d'accordo. E sensibilizzazione e conoscenza dei risultati delle progettualità pregresse o quelle, io direi, anche pregresse barra in corso, no? Perché anche all'interno del progetto, nei vari step, andare a sensibilizzare, Francesco, a conoscere chi è che parla. Paolo. Ah, dimmi Paolo. Vedi una roba, per fare tutte queste cose, no? Ricciaie, sì, essiccazione, trasformazioni delle castagne, per il congelamento anche, no? Abbiamo parlato. Servono le attrezzature necessarie, no? E dove faremo queste cose? Allora, l'idea in realtà è di appoggiarci e di coinvolgere le realtà, cioè queste attività dovrebbero essere realizzate poi dalle aziende strutturate. Sicuramente l'interesse da parte di alcune aziende c'è. Sì, però come Casvesa sicuramente ci mettiamo a disposizione per andare a creare della progettualità, ovviamente coinvolgendo poi quello che stiamo già facendo, l'ASPO e tutti. Senti una roba, qua nelle azioni abbiamo scritto sensibilizzare all'utilizzo delle tecniche tradizionali, no? Sì. Sensibilizzare chi? I giovani di adesso, le persone di adesso che non sanno neanche come comportarsi. Ma guarda, Paolo, bisogna fare delle... Paolo, allora qui... degli incontri, qualcosa, no? Allora, certo. Però in generale le tecniche tradizionali, in particolare l'essiccazione tradizionale e la recciaia, ormai è una cosa che si fa soprattutto per una fruizione turistica, capisci? Che serve per sensibilizzare sul tema della castagna e come veniva coltivata una volta. E per mantenere la memoria, non si può pensare di utilizzare quelle azioni lì per fare produzione. Okay. È anche vero che appunto la bruna, però, sì, a cialla lo utilizzano parzialmente. Sì. Per il congelamento, come intendiamo procedere? Congelamento delle castagne? Ma lì, come dicevamo, con le aziende agricole. Con le aziende agricole? Sì, ci sono un paio, questo lo dico per esperienza diretta, per esperienza lavorativa, ci sono un paio di aziende agricole che stanno facendo dei progetti per andare a strutturarsi, per andare a manipolare comunque a strutturare. Senti una roba, vammi sulla voce del congelamento qua. Tirami sì, su. Scusa. Abbiamo messo noi congelare 10 nel 2021, cronoprogramma. Sì. Mi sembra poco a me. Sì, concordiamo, era per dire diamo un input in realtà, no? Congelare fresco. Quei due numeri lì sono entrambi molto bassi. Sì, ma 10, cosa intendete con quei 10?
10 programmi all'anno, ma puoi portarlo, puoi anche moltiplicarlo, solamente che fino a quando non trovi l'azienda che te lo fa, puoi mettere il numero che vuoi. Esatto. Cioè... Il numero più importante da verificare, se è realistico, secondo me, è esattamente sono i due quintali, sono i due quintali alla fine. Francesco, 10 kg all'anno mi sembra un po' ridicolo, poco. Ma sì, come dicevamo, sono, è giusto per dire che iniziamo, l'indicatore vero, come diceva la prof, sono i due quintali finali, no? Perché potremmo avere 50 kg, ma 50 kg. Ma senti, può darci che il congelamento, chi lo prende, il prodotto congelato, c'è anche un richiamo per altri, no? Perché quando vengono a sapere che la castagna congelata si può prendere anche così, può darsi sia una pubblicità per tante per altri, no? Quindi vengono anche a chiedere castagne e dicono abbiamo finito i 10 kg. Francesco, metti, moltiplica tutto per 10. No, ma 50. Sì, 100 kg li. Io farei così. Ma sì, anch'io farei così. 100. Sì, ci troviamo con 10 kg finiti e dopo cosa diciamo? Andate a casa, non abbiamo più. Ma per me, secondo me, guarda, va bene quello che è stato scritto adesso. Certo, certo. Anche 50, 50, ma 10 mi sembra poco. Era comunque un indicatore, cioè, sì, sì, è un indicatore bene, è importante arrivare alla fine. Di quel colore lì, appunto, perché sapevamo, esatto, che era una roba da definire. Secondo me l'importante è dopo riuscire a definirlo con le aziende. Io mi auguro e credo che sarà bisogna cercare di due quintali. Bisogna cercare le aziende, no? Per avere poi pubblicità e sul prodotto. Assolutamente. Il prodotto, come dice Amedeo. La cosa iniziale è appunto aver prodotto adesso. Sì. No? È così. Anche perché sti cinghiali ci mangiano tutte le castagne, i cacciatori non li tirano. È così. E dicevamo che appunto... Non va più a caccia e quindi sono tutti... Che Paolo non va più a caccia e stregna, ammazzano pochi cinghiali. Bene. Bene, direi di procedere. Siamo quasi alla fine, sì. Sì. Allora, dicevamo, attività di sensibilizzazione, appunto valorizzazione anche dei progetti che stiamo facendo, è quello di andare a produrre almeno 3 articoli divulgativi all'anno sui vari media, poi si decide appunto come e chi coinvolgere. Questo ovviamente già dal primo anno, no? In realtà è un'attività che stiamo già facendo, in questo devo dire la verità ringrazio particolarmente Luca, anche con i semplici ad esempio report che si stanno facendo di incontro in incontro, no? È già un'attività volta poi in questa direzione, anche come l'attività che sta già svolgendo l'ASFO con le varie progettualità, penso al progetto Screening di Biodiversità, no? I vari articoli che vengono su Novi Matajur, appunto su questa progettualità, e credo che sia molto interessante anche a livello nostro locale, no? Per far conoscere la nostra realtà all'interno, ma soprattutto all'esterno, come abbiamo detto. L'ASFO sta diventando un esempio regionale e nazionale. Così direi che qua c'è poco da dire. Ultimo risultato atteso è quello di offrire altri prodotti dal castagneto. Qua abbiamo indicato la pacciamatura, che era quello che aveva sollevato, che aveva indicato come idea Amedeo, che secondo me può essere molto interessante. E la questione del legno in generale, e abbiamo aggiunto la micologia, perché sicuramente questa è una grossa opportunità che le valli della Tisone hanno, no? Che potrebbe essere valorizzata anche attraverso la castanicoltura. In effetti, come Burniak, anche l'anno scorso, ma anche in passato, abbiamo organizzato, no, la camminata con un micologo, Sergio Costantini,
l'interesse era alto. E poi questo può essere interessante anche a livello locale, perché in effetti conosciamo molto poco i funghi che abbiamo noi sul nostro territorio, no? Che potrebbero essere una grossissima opportunità anche economica, certo. Delle nostre aziende, parlo della ristorazione, ma non solo, no? Qui quando parlavamo di offerta di altri prodotti, sicuramente c'è la, come ho detto, la conoscenza delle opportunità dei vari prodotti, quindi l'idea di anche qua andare a sviluppare attività di formazione. Come target abbiamo messo uno trasversale di 10 partecipanti all'anno, questo a partire dal 2021 al 2023. Anche qui sono attività che comunque parzialmente stiamo già svolgendo, appunto anche le attività escursionistiche sulla micologia, un'attività che stiamo facendo, no? Marco, scusa, io aggiungerei anche il miele, un prodotto molto importante. Ma anche il miele, sì. Lo mettiamo sopra. Lo metterei anche io, lo metterei sopra. Sì. È anche vero che non è proprio la castagna, no? Prof. Però è un trasformato dalla castagna, perché qui lasciamo tutto ciò che non è alimento, quindi servizi, prodotti, però sopra, tra gli esempi già indicati, aggiungiamo, sì, che ci rimangano. Gelato, miele, ottimo. Io ho 12 arnie nel castagneto e veramente il miele di castagno va a ruba. Sì, anche perché con questo tempo la caccia sta andando in malora, le fioriture di acero sono in crisi totale. E veramente ci si salva un po' con i mille fiori, con i prati stabili, e per fortuna qua non abbiamo grossi problemi, e poi con il tiglio castagno, no? Francesco? Sì? Speriamo. Come si intende procedere qua? Realizzare impianti di essiccazione? Allora, anche qua... È un passo grossissimo, un passo... No, in realtà anche qua, allora, ci possono essere due versanti, diciamo. Da una parte ci sono sempre queste aziende agricole, ma anche non solo agricole in realtà, che potrebbero essere interessate, anzi che sono interessate, a operare in questa direzione. E poi c'è questa struttura che dovrebbe essere quella di San Pietro, che dovrebbe essere attrezzata anche in questo in questa direzione. Vedremo quando finiranno i lavori sulla struttura cosa verrà fatto e come verrà gestito. L'idea su San Pietro c'è già comunque. Quindi per questi impianti concorrono sia l'ASPO che gli esterni? Direi di sì, che in realtà l'ASPO si occupa più... Esatto. L'ASPO, come anche in realtà la Kmečka Zveza e gli altri, farebbero da collante, no? Collegamento tra le realtà, come stimolante anche, più che operatore diretto. Certamente, non è nostra intenzione andare a fare investimenti diretti in questa direzione. Certamente, diciamo. Per tutte queste opere qua bisognerebbe nominare un supervisore, in modo che tutte le procedure vengano eseguite nel modo migliore, no? Boh, io credo comunque che se questo viene fatto con dei fondi regionali, i vari servizi già lo facciano abbastanza bene, no? Sicuramente in certi casi questo è un indirizzo politico, uno stimolo politico che dico io, sì. Oltre ai singoli criteri di punteggio andrebbero valutati, e questo non solo in agricoltura, veramente su tutti i bandi e su tutti i settori. Oltre al singolo criterio, il punteggio, bisognerebbe valutare in modo un po' più, forse da vicino, un po' più soggettivo, la progettualità che si mette in piedi, no? Tante volte ci sono progetti che a livello di punteggio sono eccezionali, poi nella pratica abbiamo altri risultati. Questo comunque è una mia opinione, no? In generale. Scusate un momento. Sì. Torno al discorso della castagna, come, ma gli scarti, dopo fate la selezione, dove viene buttata e messa? Ci avete pensato? No, infatti l'idea era di quello lì, una roba che aveva fatto, che aveva tirato fuori Amedeo, che aveva proposto Amedeo, era di utilizzarli ad esempio come pacciamanti, potrebbe essere un'idea, e poi boh. Anche Mangime potrebbe studiare, sì. aggiungilo Mangime sotto, no? Sì. Non fai Mangime, fai farina, fai è buono. Anche si faceva anche il pestone, sai? Si lavava,
gli scarti vanno bene come mangime, Sì, sì, certo. Okay. E il mangime oggi è uno dei prodotti che tira di più. Sì, anche certo. Che costa di più. Però, vedi, andando a vedere... Il mangime lo devi trasformare. D'accordo, però tutto devi trasformare. No, è molto semplice, per colmo è molto più facile andare a produrre mangimi che non la farina. Cioè, sì, certo. Anche perché normalmente le aziende sono già strutturate poi con mini macine per poter fare il mangime, no? Penso alle varie aziende zootecniche che hanno già la macina per il mais. Io credo è successo l'anno scorso, Dino Azzolini, sì. Maggiore, l'anno scorso mi ha chiesto, ha detto, aveva 2 o 3 maiali, ha detto, tu riusciresti a procurarmi delle castagne esclusivamente per i maiali? Anche quella sarebbe... Anche certo. Raramenti, dove sono più numerosi. Io lo dico senza troppi problemi, che parte delle castagne che non sono state utilizzate anche durante la festa delle castagne, poi sono state riutilizzate in questo modo, perché comunque sì. Era uno spreco, quello certo. Che non è stato utilizzato per mangiarlo, per mangiarlo l'abbiamo utilizzato sì, così. No? Lo usi. Sicuramente un valore aggiunto anche proprio per la zootecnia. Per la questione corsi di formazione, questo direi che è un ottimo numero. E un altro indicatore è quello di attivare nuove filiere, no? E l'obiettivo è di arrivare entro il 2006 ad avere almeno due filiere realizzate, che può essere appunto questa dei mangimi, piuttosto che appunto la questione del tannino, oppure lì andremo a valutare anche gli interessi, secondo me, poi delle varie aziende, di come queste andranno a collaborare. L'abbiamo messo come cronoprogramma, appunto, spinto più sulla seconda parte, proprio per questo che secondo noi, ma in realtà deriva appunto dalle varie attività, no? È un'attività conseguente. E questo è una chicca. Per me è un sogno, dico la verità, ma io ci credo abbastanza che prima o poi bisognerà ragionarci sull'impianto di essiccazione, di andare a realizzare un impianto di essiccazione e perché no anche da utilizzare per l'essiccazione del fieno. Sul lungo periodo potrebbe essere, magari non sarà il 25, un po' più avanti, ovviamente il tutto... Sentilo direttamente sul 26, dai. Sì. Anche un altro colore. Io direi così. E su questo sicuramente potremmo andare a creare, a ragionare sulla creazione poi della filiera, di tutto. E vuoi o no, il ruolo della regione in questi casi potrebbe essere fondamentale. Bene. Questo è quanto, direi che ci siamo. Secondo me sta in piedi il tutto, come numeri sono raggiungibili. Concordate? Avete? Allora, io voglio fare un'unica riflessione, no? In generale. Comunque in generale mi sembra abbastanza coerente come cosa, anche perché comunque abbiamo imparato a... anche legato all'esperienza precedente, a non sparare numeri che dopo non riusciamo a raggiungere. No, perché queste cose qui non sono le cose che noi vorremmo fare di più, anzi proveremo probabilmente a fare di più di quello che abbiamo scritto, però nel senso queste qua sono le cose che a noi ci interessa raggiungere e che crediamo, dopo tutte le difficoltà che sorgeranno, che queste cose qua siano raggiungibili. C'è un'unica grande, diciamo, c'è una criticità, no? Che io credo che noi troveremo la disponibilità dei proprietari per recuperare i castagni tradizionali, no? E lì però dovremmo essere bravi, secondo me, anche a non sovrapporci troppo a quelli che sono gli interessi dei privati, nel senso, nel momento in cui dovesse sorgere comunque, anche nel momento in cui si muove un'attività del genere, l'interesse del privato di continuare a coltivare il suo castagneto dopo aver ricevuto una mano, se vogliamo, a recuperarlo, una mano soprattutto a mantenerlo, perché sappiamo essere quello lì la criticità maggiore, no?
il castagneto viene abbandonato perché la gente non va più a sfalciarlo, perché crescono gli arbusti, tutte queste cose qua. E bisognerà, io credo che è già successo con i terreni incolti alla legge 10, no? All'inizio tutti quelli un po' più, diciamo, renitenti a partecipare all'ASFO dicevano anche faremo noi, faremo da soli. E poi quello che è avvenuto è che di fronte alle difficoltà giornaliere invece ci hanno ceduti i terreni e poi abbiamo, ce l'abbiamo fatta a metterci sopra anche le aziende agricole. Bisogna essere abbastanza coscienti di questo, no? E secondo me soprattutto accompagnare questi processi. E questo qui sarà, è molto importante, perché comunque anche riuscire a muovere un'azienda professionale sopra queste superfici non è così semplice, soprattutto sulle superfici dell'ASFO, intendo io, che insomma sono quelle che un po' governiamo, perché comunque dovremo trovare la disponibilità dei, e dovremo trovare anche come di fatto accordarci con i proprietari. E avevamo sopra un'azione, no? Se torni in su, dove si parla degli accordi con l'ERSA, stipulare accordi di collaborazione tra castagnicoltori ed enti, no? Cioè lì c'è anche il tema, mettici pure anche dell'ASFO che stipula accordi, no? E con l'ERSA anche rispetto agli impegni che ci prendiamo di fronte ai possibili, alle possibili risorse che possono essere messe in gioco. Perché se è vero che tanti, secondo me li troviamo, quei numeri che abbiamo messo, secondo me troviamo la disponibilità della gente. Posso anch'io dire, fare una riflessione generale, più di tipo metodologico, visto che non sono competente sulla castagnicoltura. Prego, tutto questo che è il lavoro che è stato presentato oggi, che abbiamo discusso oggi assieme, di fatto è il risultato di quello che è emerso in tutti questi tavoli, soprattutto i primi due, dopo e dei ragionamenti successivi. Quindi ci sono state delle modifiche, diciamo, logiche, ma non sostanziali, cioè non abbiamo inventato niente. Tutti gli elementi emersi dagli obiettivi ai risultati, agli indicatori che sono correlati alle azioni e ai risultati alle azioni, quindi soprattutto obiettivi, risultati e azioni, è quello che è emerso soprattutto nei primi due incontri. Soprattutto nei primi due incontri. Compito nostro è stato quello, attraverso le metodologie che noi conosciamo, quello di, insomma, cercare una connessione logica e, insomma, e oggi, oltre che fare delle proposte che sono state tutte discusse, in particolare per quanto riguarda le proposte riguardo il target e il cronoprogramma, e, insomma, c'è un senso logico in tutto questo, c'è un senso logico, quindi tutto questo è frutto del vostro lavoro, questo è frutto, cioè di quello che soprattutto, quindi se andate a prendere i primi fogli di lavoro, quelli che abbiamo chiamato matrice SWOT, trovate, vorrei dire, tutti gli elementi che sono stati rivisti, ma che troviamo in questa tabella finale, che magari necessiterà ancora di qualche piccolo aggiustamento, ma che sostanzialmente per il momento possiamo ritenere, insomma, non definitiva per la vita, ma definitiva prima dei prossimi passi. Ecco. Bene. No, grazie. Prima di chiudere, in velocità, Stefano. Ne hai visti un po' di progetti e li hai fatti? Sta in piedi, secondo te? Parli con me? Sì. Sì, gli obiettivi sono, il 90% secondo me sono raggiungibili, no? E poi, insomma, comunque dal confronto poi emergono sempre quelle cose che effettivamente si riescono a fare, quelle che invece bisogna abbandonare, no? Come dico spesso, tante volte ci si fa un'idea e poi in realtà quando ci si va a confrontare col territorio, giustamente la si cambia, perché si capisce che magari l'idea che ci si è fatti può non essere aderente a quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi questi incontri sono fondamentali per capire come riuscire a muoversi e per individuare questi obiettivi che, ripeto, secondo me al 90% sono raggiungibili. Io approfitto solo per come dire, sollecitare l'ASFO o chi per lei, insomma, a contattare la regione oppure a contattare il CEFAP o gli enti di formazione che fanno parte dell'ATI
che sta seguendo i progetti, quelli della misura 1.1 e 1.2 del PSR, per programmare i corsi di formazione, perché questo qua, come vi dicevo un paio di volte fa, è il momento di proporre alla regione dei nuovi corsi da inserire a catalogo. Se si salta questo, se si saltano questi due mesi, poi c'è il rischio che le cose si allunghino. Quindi se i primi corsi si vogliono organizzare alla fine del 2021 o del 2022, questo è il momento di mettere i ferri in acqua. Ecco, quindi un sollecito ad attingere, insomma, dalle fonti di finanziamento che attualmente sono disponibili per quanto riguarda la formazione. Grazie Steph. Su questa roba della formazione, più volte ne abbiamo discusse. Dico la verità, io mi sono già mosso, infatti ho contattato l'ERSA per buttare giù appunto questa bozza di proposta da poi presentare dopo al CEFA per regione, no? Quindi ci stiamo confrontando proprio su questa roba qua e speriamo appunto nel più breve periodo di poter inviare questa proposta. Comunque grazie appunto del promemoria, no? Edi, vuoi aggiungere qualcosa? Edi Bukavec, che hai seguito qualche nostro incontro. Vediamo se c'è Edi da qualche parte. C'è. C'è o non c'è? Non c'è. C'è. Dovrebbe ancora esserci. Beh, direi che appunto, a vista anche i partecipanti, tra Antonio Zambone e Renato Marcon, che per Legambiente, i vari sindaci, tutto quanto, faremo un bel lavoro anche di sensibilizzazione, poi di escursione, no? Guarda, guarda che il microfono, Edi. Sì, cercavo, ascoltavo e facevo altre cose. Molto interessante, per me una lezione, dico, che la seguo volentieri, molto bene strutturata, ragionata, e come ha detto anche Stefano Predan, anche ambiziosa, no? Nel senso che magari poi alcune cose strada facendo saranno da verificare se potranno essere eseguite, fatte, ma credo di sì. Mi pare che per il 99%, come è stato detto, il progetto è importante per le valli della Tisone, e per far rivivere, diciamo, un'economia nelle valli che ha radici molto profonde. E penso che stiamo andando verso un'era, un periodo dove proprio le culture tradizionali, i prodotti tradizionali avranno sempre più spazio e più apprezzamento sul mercato. Questo anche in collegamento con, come è stato detto qui bene in questo progetto, col paesaggio, con l'agricoltura, con l'occupazione e col turismo, che l'avete bene sottolineato. Grazie. Buona lepa, Edi. Grazie. Per ultimo lascerei la parola alla dottoressa Venerus per sapere cosa ne pensa lei un po' di questi numeri che abbiamo dato, no? Anche perché, come abbiamo detto, sicuramente sarà fondamentale il rapporto poi tra i vari enti locali e regionali. E avendo giocato sia, diciamo, nell'equipe dell'ERSA, quindi conoscendo proprio nella parte pratica proprio il tema anche della castanicoltura, sicuramente potrà essere diciamo una buona sponda adesso nella sua funzione, no? In questo caso. Se mi sentite, sì. Se mi vedete, non lo so. Sì, sì. Allora, intanto sì, no, complimenti, perché il progetto è molto ben articolato e l'avete anche mostrare, credo, niente di quello che è fattibile. E quindi
veramente penso che sia una buona base di partenza. D'altra parte, comunque, un po' di lavoro l'avete già fatto, e quindi si tratta di proseguire in questa direzione. Come diceva Stefano Predan prima, magari poi ci si organizza meglio nell'essere operativi al punto giusto, che rispetto a quello che man mano poi procedendo sarà necessario fare. Certamente partire già con un buon progetto e con dei numeri chiari in testa è già un ottimo inizio, insomma, anche sentendo l'entusiasmo con cui poi partecipano tutti a questa attività. Insomma, è già metà del lavoro fatto, voglio dire. Per quanto riguarda i finanziamenti, quello che voi avete sviluppato credo che trova già adesso, come si diceva prima, un supporto sulla formazione, ad esempio, ma sicuramente nell'ambito della programmazione nuova troverà sbocco, perché toccate tutti i temi che sono di l'abbiamo persa di interesse in questo momento a livello di, non credo, mi sentite il telefono? Sì, adesso sì, scatti. Per un pezzo no. Comunque dicevo che troverà questo progetto sicuramente, avendolo articolato in maniera intelligente, troverà sicuramente le fonti di finanziamento necessarie per essere realizzato. Per quanto riguarda poi il finanziamento con fondi regionali, mi sembra che dalla direzione ci sia ampia apertura, nel senso di trovare, insomma, quello che sarà necessario per svilupparlo. Quindi non credo che abbiate problemi in tal senso. Anzi, la mia partecipazione qua, anche voluta dal direttore Urizio, no? Era proprio anche per cogliere le necessità, e credo le abbiate già comunque manifestate, no, direttamente, ma insomma per poi rendere realizzabili nei tempi che saranno necessari. Quindi non credo ci sia un grosso problema in questo senso. E un suggerimento, vista proprio la risposta del territorio, di proseguirlo, cioè di non abbandonare mai questa idea che vi siete dati, perché è importante, insomma, per il territorio, è importante per la regione, e poi sarà un bellissimo esempio di che le cose si possono fare. Quindi ecco, questo è quello che mi sento di dire, un in bocca al lupo sicuramente. Utilizzate l'ERSA per tutto quello che è il suo conoscenza, che si è costruita in questi anni con la vostra collaborazione, e che è stata sempre molto attiva e ampia, e quindi anche non abbandonerei mai la parte anche di approfondimento tecnico-scientifico di cui poi i produttori avranno bisogno, sia per la trasformazione ma anche per la parte agronomica, quindi con l'Università di Udine e con l'ERSA. Secondo me voi potete realizzarlo, quindi per qualsiasi cosa ci siamo come regione, penso che sia una soddisfazione per tutti. E quindi complimenti per come l'avete pensato e anche presentato. Per cui niente, se ci sono delle cose che volete manifestare più direttamente, ci siamo. Grazie mille, appunto, di aver partecipato, e anche dei suggerimenti. Dico la verità, ringrazio anche il direttore Urizio, perché ci siamo contattati, ci siamo sentiti telefonicamente un paio di volte, e lui per primo ci ha indicato i vari possibili referenti, no? Anche a livello di funzionari regionali. E dico la verità che anche io riporto questo, diciamo, entusiasmo, questa volontà da parte della regione, no? E sicuramente questa bella cooperazione tra vari soggetti può portare a ottimi risultati. E avevo puntato a finire, puntavo anche oggi a finire alle 7:30, ma non siamo riusciti, ma non è un problema. E quindi intanto vi vorrei ringraziare tutti quanti. Non so, prof, se voleva dire l'ultima parola, che ha acceso il microfono. No, pronta per i saluti. Esatto. Appunto, pardon Luca.
Diciamo che adesso che più o meno abbiamo chiuso un po' tutto quanto, no? E l'associazione fondiaria è in programma comunque di convocare un'assemblea, penso nel prossimo mese, nel quale discuteremo l'approvazione del nuovo statuto che ci stiamo dando per riorganizzare le nostre attività nell'ambito del terzo settore. Credo che questo lavoro qua comunque anche collegato, se vogliamo, al piano che abbiamo scritto già nei mesi scorsi in generale, non esclusivamente dedicato alla castanicoltura, e comunque questo qua in particolare troverà spazio anche all'interno di quell'assemblea lì, no? E vedremo, io nel senso non ci diamo fretta di organizzarlo, che poi magari riusciamo a farlo in modalità mista, no? Sia online che presenza, abbiamo gli strumenti necessari per farlo e quindi probabilmente andremo anche in questa direzione. Comunque magari sicuramente vi terremo informati su questa nostra attività e vi inviteremo a partecipare tutti quanti. Assolutamente. Perfetto, ancora una volta grazie mille. Penso di poterlo dire appunto in nome dell'ASFO, ma soprattutto anche mia, perché questo lavoro rientra nel mio lavoro di tesi e dico la verità che per me è stata un'opportunità enorme di imparare e di fare secondo me veramente un bel lavoro interessante e spero che questo sia produttivo, no? Complimenti Francesco. Grazie Paolo, ma senza la collaborazione di tutti questo sei forte, non... nessuno te lo dice, ma sei forte. Grazie Paolo, abbiamo imparato dalla gente di Strenga, dalla gente di montagna. Bravissimo. E così ringrazio appunto Javala Leppa ancora una volta e ci rimarremo aggiornati. Sicuramente non si ferma qua, la volontà non è... Grazie a tutti, alla prossima. Vi facciamo avere il documento finale. Arrivederci. Esatto. Buona serata. Grazie. 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 Ciao Francesco. Ciao a tutti. Grazie a tutti.